e benvenuti da Umbretta su Arte per Te. Non avete sbagliato, non è un video di giardinaggio, ma è un video di riciclo. Eh sì, come trasformare un barattolo dozzinale in un portapiantine davvero speciale. Ho qui con me una serie molteplice di piantine a cui ho regalato una casetta veramente veramente bella grazie al riciclo di alcuni barattoli di vetro e un po' di spago. E allora andiamo a vedere come rendere un barattolo banale una casetta per la nostra piantina veramente speciale. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri bellissimi vasetti decorativi per contenere le nostre piantine. Io ne ho veramente tanti da fare, ne faremo qualcuno insieme. Allora, innanzitutto ci occorreranno dei vasetti da recupero, come questo che era il vasetto di un tonno, che trasformerò in un vasetto per piante. Delle bottiglie di plastica, io ho questa della Coca-Cola perché ha questa fascia bella liscia. Qualunque bottiglia che sia più liscia possibile, dello spago di qualunque tipo, ma anche del cordoncino per abbellire i nostri vasetti, pistola per colla a caldo e relativa stecca, e ci occorrerà anche un tagliabalza. E naturalmente, sul piano di arte per te non possono mancare le forbici. E quindi le nostre protagoniste, le nostre piantine in vasetto. Guardate, io ho questa che è bellissima, presa da uno scampolino piccolo così è diventata una meraviglia. Quasi non ci credevo, infatti l'ho piantata in questo vaso e adesso che è cresciuta voglio abbellire proprio il vasetto stesso. Ho anche loro messe in vasi da recupero. Questi erano vasi, mi pare, di nocciolata. Poi ho questa che cresce lentamente, ma che è un amore e anche lei merita un abbellimento nella sua casetta. E poi ho lei che cresce lentissima e che funge anche da nursery per altre piante, ma anche lei voglio abbellire, era in questo barattolone di olive. Bene, cominciamo subito. Allora, libero la bottiglia della Coca-Cola. Taglio appunto la fascia centrale, quella liscia. Taglio due strisce della stessa grandezza. Li taglio in mezzo così, naturalmente ad occhio, poi aggiusterò l'altezza. A questo punto prendo la pianta che voglio migliorare, diciamo così, e prendo la misura della circonferenza dell'imboccatura, così, e taglio la porzione di plastica riciclata che mi serve. Quindi, con un punto di colla a caldo, saldo in un unico cerchio, così. Quindi mi creo una striscia che abbracci tutta l'imboccatura del mio barattolo. Prendo lo spago, sempre con la pistola per colla a caldo, metto una striscetta di colla e attacco il lembo del mio spago, così. Comincio ad avvolgere lo spago tutto attorno alla plastica. Dopo aver attorcigliato un bel po' di cordone attorno alla nostra plastica da riciclo, scusa piantina, ti metto in obliquo così faccio vedere ai nostri amici quello che facciamo. E sul bordo della mia piantina
pianta, spruzzo un bel po' di colla a caldo e attacco il mio bordino. Quindi piano piano, di tanto in tanto, così, della colla a caldo per fissare la corda tutta attorno. E adesso facciamo un'altra treccia, sempre con doppi capi, così, e vediamo di decorare l'imboccatura del primo vaso che abbiamo fatto. Alla fine fisso i capi con due striscette di colla, che li prendano tutti senza bruciarci le dita, e aspetto che raffreddi. E adesso fisso la mia cordina alla base del mio lavoro, quindi a coprire proprio quello che ho precedentemente messo, sia nella parte inferiore che nella parte superiore. Quindi metterò una treccia qui e una treccia qui, e adesso anche nella parte superiore. Ma che carino! Facciamo adesso altre due treccioline corte corte, che siano alte come l'intera sponda di decorazione, l'intera fascetta, insomma. Nel mio caso saranno 5 centimetri, ma io la faccio intera, poi la incollo dietro e poi la taglio a dovere. Adesso, dove c'è la linea di congiunzione, come vedete, è brutto, quindi io devo camuffare con un'altra treccina, quindi, che ho appena preparato. Quindi prendo la misura di una treccia, ok, la taglio e punto di colla qui, tutto il lato, così, e voilà, rifinito in verticale anche la parte retrostante, ed ecco qui la nostra piantina bella e pronta, da vaso di olive a vaso super fashion. Passiamo alla seconda decorazione più facile. Il secondo modello è molto più facile del primo, e allora prendo la mia piantina, metto un punto di colla nella scalanatura più bassa e faccio girare tutto attorno, così, fissando ogni tanto con un po' di colla a caldo. Arrivati all'aggancio con il primo capetto, continuo a salire. Magari voi fatelo con i vasetti vuoti, io oramai già li ho impegnati, anzi l'idea di rivestire i miei vasetti mi è venuta proprio per dare una casa più carina alle mie piantine. Quindi tagliate obliquamente il capetto una volta finito il giro e chiudetelo facendolo perdere al di sotto, così, della composizione. E voilà, e togliamo i residui di colla. Così. Voglio rendere più carino anche questo vasetto facendo due giri di corda anche alla base. Risulterà sicuramente più curato. E allora faccio partire proprio dalla base e
con la colla a caldo. Io devo stare attenta perché ho la pianta in vaso e non voglio che scivoli giù. Comincio a spargere di colla e do due giri sul fondo. Basta veramente veramente poco per dare nuovo stile alle cose di casa. E arrivati alla fine, taglio obliquo e voilà, ed eccola qua la mia piantina nella sua nuova casetta. Per la terza appiccico sul piano da lavoro della corda, 4 capi di corda. Allora, cosa faccio? Prendo una lunga striscia come questa, voilà, ai, e la piego in due, ma non la taglio sul fondo. Punto di colla a caldo e la appiccico su un piano da lavoro plastico che poi mi permetta di staccarla agevolmente. Mi servirà per avvolgere una treccia in maniera molto facile. Una volta fatto questo, prendo i miei capi e comincio a intrecciare. 1 e 2, 1 e 2, 1. Una cosa che vi suggerisco: ogni tanto, tipo qui, metto un punto di colla e faccio andare sopra gli altri, così, e 2, in modo che non si spostino più. 1, fisso la mia treccia dal retro su tutta la sua lunghezza, così, e lascio asciugare. Faccio la stessa cosa anche qui all'inizio, quindi punto di colla, fisso l'intreccio e lascio asciugare e taglio l'eccesso. E faccio la stessa cosa anche da questa parte. Fatta questa treccia, prendiamo uno dei nostri vasetti e appiccichiamola tutta attorno all'imboccatura. Altra cosa che posso fare è mettere semplicemente un giro di corda qui sotto a completare il tutto. E anche il mio secondo vasetto è pronto. Non è delizioso? Bene, un po' di vasetti li ho finiti. Ora concludo gli altri che mi rimangono da fare, dopodiché vi faccio vedere le foto e noi ci vediamo dopo per altre due chiacchiere. Ci vediamo dopo le foto. Ciao da me e dalle mie piantine. Che belle le nostre piante, tutte alloggiate in barattoli che siano con un trait d'oignon ma tutti differenti. Allora, una raccomandazione: per far star bene le piante in vaso di vetro, non avendo il foro di scolo, mettete sotto un buon drenaggio. Vi faccio vedere ragazzi, ecco qui, guardate. Io ho messo qui ben 4-5 cm di sassolini da drenaggio, in modo che quando innaffio posso vedere che l'acqua non superi il sassolino e quindi il terreno non stia troppo bagnato. Quando fate i vostri vasi super belli, come ad esempio questo, non dimenticatevi di lasciare in luce questa parte per poter
controllare sempre il grado di umidità delle vostre piantine. E allora divertitevi con i barattoli del tonno, delle marmellate, con i barattoli delle nocciolate e create per le vostre piante tante belle case che possano farle risplendere ancora di più. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su e condivisione, e noi ci vediamo sicuramente qui per un prossimo creativissimo e riciclosissimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!